Buonasera e benvenuti ad un nuovo appuntamento di Campioni in Ritiro, come sapete ogni sera su Campi Flegrei TV, in diretta fino alle 22.30, con i collegamenti ovviamente da Di Maro e poi tutti gli aggiornamenti e le informazioni per quanto riguarda il calciomercato. Come fare in primis per seguirci? Vi ricordo sempre canale 99 del Digitale Terrestre, in streaming www.tvcampiflegrei.it e i nostri canali social network, quindi Facebook, Instagram e Twitter di Campi Flegrei. Io direi di partire subito con il primo dei tanti temi che affronteremo insieme questa sera. Oggi è stata una giornata molto calda in Val di Sole, non soltanto per le elevate temperature roventi anche in Trentino Alto Adige, ma poi c'è stato l'arrivo dei big che hanno appunto raggiunto la Val di Sole, e parliamo di Osimhen, Kvaratskhelia, Lobotka, Zielinski, ma per tutti gli aggiornamenti ci colleghiamo subito con il nostro Francesco Molaro, che anche questa sera collegato con noi in diretta da Di Maro, direttore di Tutto Napoli. Buonasera Francesco. Buonasera Taissia, buonasera ai tuoi telespettatori. Come hai detto tu, giornata calda, anche se poi nel pomeriggio è arrivata la pioggia. Qui a Di Maro si è rinfrescata, come si suol dire, l'aria, ma sono arrivati soprattutto i big, come dicevi giustamente tu. Sono arrivati Osimhen, Kvara, è arrivato Raspadori, il Ciolito, Simeone, Di Lorenzo. Ci ho detto ieri, Di Lorenzo questa mattina, ma poi tutti gli altri, Zielinski, Lobotka. Forse un problema con il collegamento, proviamo a ripristinare la diretta con Francesco. Ecco, ti sentiamo. Sono arrivati un po' tutti big ed è stata una giornata, insomma, bella calda. Poi l'allenamento è slittato, stranamente, perché Rudy Garcia ha voluto cambiare l'orario proprio perché c'era grande caldo, era previsto anche oggi grande caldo, poi questo acquazzone ha cambiato un po' la scena qui a Di Maro, però l'allenamento è finito tardissimo, pensate che si è fatta la partitella intorno alle 19.30, i calciatori sono usciti da pochi minuti fuori per gli autografi, i soliti autografi di fine partita, tantissima gente anche oggi, cara Taisia, qui a Di Maro, che ormai è una frazione di Napoli, possiamo dirlo, ed è coloratissima sempre di azzurro. Quanto è concreta la possibilità di Orsolini al posto di Lozano, che sembra appunto diretto poi oltreoceano? Ma guarda, questa è una voce, se ne sono state tante, si era parlato addirittura di Bernardeschi, a me non piace come giocatore. Orsolini potrebbe essere una bella idea per il Napoli, un giocatore interessante, però è chiaro che queste trattative sono in divenire, sono in fieri, come dice spesso De Laurentiis. Ti dico solo che è chiaro che Lozano si sta allenando molto bene, sta lavorando, però non è detto che rimanga, come giustamente si parla in queste ore di una possibile cessione. E attenzione a Zielinski, anche se ho visto uno Zielinski oggi che è arrivato a Di Maro applauditissimo dai tifosi, ma soprattutto sorridente, così come era sorridente Osimhen. La trattativa di Lo Celso, Francesco? Ma anche qui sul mercato, lo sai Taisa, io lascio sempre molto spazio agli esperti di mercato. È una trattativa che se ne sta parlando tanto, però non abbiamo la certezza. Qui a Di Maro più che altro si sta lavorando sul campo, si sta lavorando bene. È arrivato il procuratore di Osimhen, che è arrivato con il calciatore, e sappiamo che ha incontrato De Laurentiis. Poi nel tardo pomeriggio ha lasciato l'hotel Rosatti, che è l'hotel praticamente dove c'è la squadra e il quartier generale di questo Napoli, e ti dico che tutte queste trattative, ecco, si parlava di Faraoni, si parlava di Lo Celso, come hai detto tu, prima hai detto Orsolini, sono trattative che in questo momento sembrano lontane, anche se oggi Mauro Meluso è stato più volte pescato anche dalle nostre telecamere praticamente che faceva una chiacchiera con Sinocchi, che praticamente è entrato ormai pure lui nello staff del Napoli, che è il compagno della Valentina De Laurentiis, e ti dico, sono convinto che si è parlato anche di calciomercato. Un'ultima domanda e ti libero perché so che sei impegnatissimo. Per quanto riguarda invece le giovani leve, Ambrosino dovrebbe andare in prestito appunto in B tra Gaetano e Zerbin. Tu chi pensi possa giocarsi poi la permanenza con Garcia?
Tutto dipende da quelli che potrebbero essere gli acquisti. Gaetano sicuramente ha già giocato, ma anche Zerbin, ragazzi, sono giocatori che hanno vinto lo scudetto, che hanno addirittura giocato in partite importanti o addirittura di Champions. Però in questo momento dire chi rimane è veramente difficile, anche perché, ti ripeto, anche il terzino di destra, cioè come il sostituto tra virgolette di Di Lorenzo, quando vuoi far rifiatare a Di Lorenzo, per me Zanoli potrebbe esserlo tranquillamente, però anche lui ieri ha firmato gli autografi, qualcuno gliel'ha chiesto, ha detto ma che fai, resti? E lui è un po' così, un po' in maniera un po' timida, ha detto non lo sappiamo, vediamo, capiremo. Io credo che però Gaetano e Zerbini si giocheranno le loro chance assolutamente. Io ringrazio Francesco Molaro, direttore di tuttonapoli.net, per essere stato anche questa sera nostro ospite. Ciao Francesco, grazie. E noi restiamo a Di Maro e voliamo subito dal nostro Giulio Intemerato, che dovrebbe essere collegato con noi per appunto fare il punto sulla giornata di oggi. Eccoti Giulio, dove sei? Buonasera Taisia, siamo qui sempre a Di Mare ovviamente in Piazza della Madonna e alle nostre spalle c'è uno dei bar caratteristici, alberghi caratteristici di Di Mare con tanti striscioni dei vari club Napoli sparsi in tutto il mondo. Sì, giornata particolare di intense emozioni anche perché oggi si sono aggregati al gruppo, diciamo, i più attesi dai tifosi, a cominciare da Meret, Rahmani, Ostigard, Zielinski, Raspadori, Lobotka, Kvaratskhelia, Elmas e ovviamente Victor Osimhen che al suo ingresso è stato praticamente osannato dall'intera tribuna e dalle curve presenti sugli spalti, insomma tutti i tifosi presenti sugli spalti allo stadio di Carciato. Quindi insomma man mano vari componenti si intoto il gruppo squadra e ovviamente finalmente mister Rudy Garcia potrà avere tutti a disposizione e cominciare il suo lavoro, un lavoro ovviamente che vedrà sicuramente nuovi dettami tattici per questa squadra, quindi nell'inculcare agli interpreti, ai calciatori azzurri, quelle che saranno le linee tattiche del nuovo mister che dovrà guidare la squadra napoletana nella prossima stagione e soprattutto col terzo scudetto sul petto. Molto acclamato Giulio, anche il capitano di Lorenzo. Assolutamente sì, Taisia, questa mattina Di Lorenzo si è presentato sul campo e ovviamente anche lì è partita una bellissima standing ovation a favore del capitano che ha fatto dei giri di campo, quindi lavoro differenziato per il capitano Giovanni Di Lorenzo che ovviamente, ripeto, ogni giro di campo è stato praticamente osannato dai tanti tifosi sempre lì assiepati sulle tribune dello Stadio Carciato. Appunto lavoro differenziato per il capitano Di Lorenzo come anche per Gaetano Zedadka e Gollini. E che hanno svolto loro invece lavoro in palestra. Diversamente anche lavoro personalizzato per Anguissà e Simeone, insomma man mano vanno tutti riprendendo un po' quello che è lo stato di forma, soprattutto ecco, rimettersi in gareggiata proprio dal punto di vista fisico e poi sicuramente sudare in campo e soprattutto assimilare le nuove geometrie tattiche di Mister Garcia. Giulio, quanto è concreta la possibilità di Orsolini al posto di Lozano, che come dicevo poc'anzi con Francesco Molaro di tuttonapoli.net, Lozano sembra diretto oltreoceano. Esattamente, Taisia, insomma, ne abbiamo parlato anche stamattina della possibilità che Lozano possa effettivamente lasciare Napoli. Non è dato sapere ovviamente se è un'ipotesi che potrebbe maturarsi nella fase di Di Maro o addirittura, come sappiamo, poi in quel di Castel di Sangro dal 28 luglio al 12 agosto prossimo. Sicuramente la pista americana del campionato MLS resta una pista aperta, anche perché l'offerta statunitense a Stelle e Strisce arriva a 20 milioni di euro, che sicuramente è quasi in linea con le richieste fatte da presidente De Laurentiis. Al messicano anche lui, insomma, un cospicuo aumento di stipendio, per cui insomma, potrebbero effettivamente allinearsi le aspettative di tutti gli interpreti, di tutti i protagonisti di questa vicenda.
Giulio, resta collegato con noi perché a brevissimo torneremo da te. Io volevo in primis lanciare, prego la regia di farci vedere la nostra prima grafica che appunto anticipa un po' il tema preponderante della puntata, appunto arrivano i big a Di Maro. Lo abbiamo sentito, ovviamente grande attenzione per quanto riguarda Victor Osimhen, ma noi abbiamo ascoltato, Giulio Intemerato a Di Maro, ha ascoltato per noi la voce dei tifosi. Vediamo insieme questo contributo. Qui a Di Maro lo sport più complicato per i tifosi è la caccia all'autografo. Vediamo qualche tifoso proprio qui che è in attesa di riuscire a rubare qualche istante, qualche secondo dei propri Beniamini. Quanti autografi hai fatto finora? Allora, finora due, però in generale ce ne sono un po' su sto cappellino. Quindi... Ne hai presi già un bel po'? Sì, un bel po', sì. Dai. E invece te quanti autografi hai preso? Nessuno, sono qua apposta per prenderli io. Quindi insomma... Chi vorresti, qual è il tuo giocatore preferito? Di Lorenzo, giustamente. Vacanze alternative, vacanze in montagna, vacanze a Di Maro a seguire il Napoli. Sì, apposta dalla Danimarca. Complimenti! Per gli autografi, abbiamo fatto i primi due, sperando ne arrivano altri. Calciatore preferito invece? Di Lorenzo. Oh, Tuara. Insomma, quindi idee anche abbastanza chiare. Altro giovane tifoso, altro calciatore di autografi, quanti siamo? 4. Chi hai preso finora? Zerbin, Simeone, Ambrosino e Mario Rui. Sto acquistando il biglietto per l'amichevole di giovedì e mio figlio è dentro agli allenamenti e quindi io faccio da supporto. Allora la lascio acquistare, non vorrei che perda la fila virtuale. Grazie mille, ho pochi minuti a disposizione, grazie. Sto qua in fila da quasi un'ora. Da dove viene? Da Sorrento. Certo che passare dal mare di Sorrento ai monti di Di Maro, insomma, ci vuole coraggio. Sì, ci vuole un bel coraggio, però ne vale la pena. Sempre Forza Napoli. Sempre, sempre Forza Napoli. E abbiamo ascoltato una vera e propria standing ovation non solo per Victor Osimhen ma anche per il capitano Giovanni Di Lorenzo. Giulio, ritorno da te, molti nomi lo abbiamo sentito stanno circolando, secondo te ce n'è qualcuno in particolare ma anche in qualsiasi ruolo che sarà una specie di colpo ad effetto? Lo sappiamo, De Laurentiis ci ha abituato a questo e ad altro. Sicuramente De Laurentiis ci ha abituato a nomi anche fuori da una rosa che spesso viene nominata, che viene spesso creata, quindi diciamo che spesso e volentieri per gli addetti ai lavori riuscire ad azzeccare quello che è il nome giusto scelto da mister Garcia, ovviamente anche dalla società, diventa un'impresa piuttosto ardua. Ne è dimostrazione anche il fatto la stessa nomina dell'allenatore che pochi giorni prima insomma vi era una rosa di 7, 8, 10 nomi tra i quali non è mai emerso proprio il nome del francese, per cui ciò fa pensare quanto il mercato del Napoli ora come ora viaggi davvero sott'acqua, quindi senza ombra di dubbio c'è il dovere di sostituire il partente Kim Min-jae che, come abbiamo già detto anche nel pomeriggio, ha lasciato la squadra azzurra, ha firmato ovviamente per il Bayern di Monaco e quindi oggi ha sostenuto anche il suo primo allenamento, quindi quello è sicuramente il ruolo che va coperto, per cui il centrale di difesa è un ruolo sul quale noi dobbiamo puntare gli occhi, dobbiamo puntare i riflettori e capire effettivamente quale sarà il profilo idoneo e il profilo scelto dalla società, ovviamente in sinergia con le richieste tecniche di mister Garcia. E ad ogni modo ciò non toglie quelle che possono essere anche ulteriori trattative. Parlavamo appunto prima proprio di Saint Maxim, Maximin, è un nome che è circolato in queste ore appunto come sostituto di Lozano, come lo stesso Giovanni Lo Celso, un sogno che già viene dalla passata estate, insomma dal mercato estivo dell'anno scorso. Nomi che poi alla fine non si concretizzano, ecco, quindi in questo momento davvero è difficile riuscire a capire quale sarà il vero obiettivo della squadra azzurra. Ecco, appunto, tornando agli obiettivi, tu che un po' stai respirando ovviamente l'aria della Val di Sole di Di Maro, credi che però tra gli obiettivi ovviamente precipui di De Laurentiis ci sia quella della conferma degli altri undicesimi?
Assolutamente sì, Taisia, perché appunto il blocco squadra verrà confermato in toto, quantomeno quegli interpreti che hanno dato la marcia in più nello scorso campionato, che sono resi protagonisti della marcia trionfale che ha portato al terzo scudetto. Quindi sicuramente ci sono dei perni inamovibili in questa rosa e sicuramente c'è poco da discutere. Sicuramente tiene anche banco un po' la posizione di Osimhen, nella misura che la società vuole discutere del rinnovo, vuole blindare ancora di più il nigeriano, per cui insomma cerca di allungare ancora di un altro anno. Il giocatore è arrivato quest'oggi proprio a Di Mauro, ha raggiunto i compagni di squadra in compagnia del proprio procuratore, insomma, quindi verosimilmente ci sarà un tavolo, un faccia a faccia tra il presidente D'Aloetis, che ama curare in prima persona questi affari particolari e delicati, con il procuratore di Osimhen, per discutere modalità e cifre soprattutto per l'adeguamento e il prolungamento del contratto. Insomma, questa è l'unica vera situazione, diciamo, un po' in stand-by, se così si può definire, ma ciò non mette assolutamente a repentaglio l'eventuale permanenza dell'ingeriano, perché ricordiamo la famosa battutina del presidente, insomma, se arriva il 200, insomma 200 milioni, questa è l'offerta, o meglio questa è la richiesta del presidente De Laurentiis, affinché il nigeriano Victor Osimhen possa effettivamente partire e lasciare Napoli. Giulio, resta collegato con noi, ritorniamo da te tra poco. Mi collego subito adesso con Massimiliano Gallo, che è direttore del Napolista. Buonasera e grazie per aver accettato il nostro invito. Ciao Taisia, buonasera a tutti, grazie a voi. Ci senti, Massimiliano? Sì, io vi sento, voi mi sentite? Massimiliano, a Di Mauro c'è un clima opposto a un anno fa. De Laurentiis oggi mattatore, acclamato. Possiamo dire che è scoppiato un po' l'amore tra il presidente e una piazza, ovviamente dopo lo scudetto, ma ricordiamo che fino a poco tempo fa le critiche erano feroci. Sì, sì, adesso si è passati all'estremo opposto. Insomma, De Laurentiis è diventato inattaccabile, quasi un re taumaturgo, probabilmente tra poco insomma gli faranno battezzare i bambini. Adesso c'è, insomma, tutto il passato è stato dimenticato, c'è questa grande euforia e insomma fiducia nell'operato del Napoli di De Laurentiis. Certamente, insomma, rispetto all'anno scorso è cambiato tutto. C'è anche un po' di paura, perché insomma lo scorso anno la gran parte dei tifosi ha rimediato una figuraccia, quindi adesso nessuno insomma parla, preferiscono rimanere in silenzio, appunto, che De Laurentiis sia dotato di poteri sovrannaturali. Massimiliano, non mancano però le critiche anche dopo la partenza di Kim, inevitabile anche con la clausola. Secondo te la difesa oggi è il primo obiettivo da rinforzare? Peraltro un problema, lo ricordiamo, che in passato è stato atavico del Napoli, il problema relativo alla difesa. Allora, guarda, certamente la partenza di Kim è una grave perdita per il Napoli, perché Kim è stato un giocatore straordinario e di straordinaria importanza per lo scudetto. Insomma, poi che il Napoli spenda 40 milioni per un difensore centrale, insomma, io poco ci credo. Le stesse dichiarazioni di Garcia, che hanno incluso Juan Jesus, Ostigard, che lo scorso anno è stato un acquisto, quindi il Napoli certamente prenderà un difensore centrale, ma lo prenderà in stile Kim, cioè pagandolo relativamente poco e sperando che insomma poi alla fine abbia lo stesso successo di Kim. Il punto di Kim è bisognerebbe capire se il Napoli è stato costretto a mettere questa clausola o forse neanche il Napoli immaginava che Kim potesse esplodere fino a questo punto. Comunque, certamente va via 50 milioni, che è una cifra congrua, e il Napoli perde uno probabilmente dei tre giocatori fondamentali dello scorso campionato, insieme a Osimhen e Kvaratskhelia. Massimiliano, gli arabi stanno irrompendo nel calcio mondiale con ingaggi, possiamo dirlo, faraonici. Sei d'accordo con quanto scritto da Renzi, che il calcio italiano rischia di essere una sorta di cantiere per campionati esteri, oppure secondo te lo è già da tempo?
Allora, in parte lo è da tempo, però insomma, l'avvento, questo mercato arabo, l'avvento quindi del calcio arabo dopo l'acquisto di Cristiano Ronaldo, insomma, è un fenomeno importante, un fattore importante nel calcio italiano ed europeo, perché insomma di questo passo tra 2 o 3 anni potrebbero svuotare di significato la Champions. Quindi secondo me un problema c'è, e c'è anche per il calcio italiano, perché nel calcio italiano adesso è difficile, a parte il Napoli, a parte Osimhen, a parte Kvaratskhelia, insomma, e Leao, e gli altri, insomma, è un campionato certamente di livello medio, per non dire di livello medio-basso. Quindi secondo me un pericolo c'è per il calcio europeo in particolare, nelle competizioni di club, e anche per quello italiano, perché quando offrono questi ingaggi anche a calciatori di media caratura, non per forza trentenni, 35enni sul viale del tramonto, beh, secondo me un po' da preoccuparsi c'è. Massimiliano, Lozano in partenza, Zielinski invece, lo abbiamo detto più volte, in bilico. Sei d'accordo a non rinnovare il contratto al calciatore polacco? Ma guarda, Zielinski non è che sono d'accordo a non rinnovare, perché comunque è un calciatore forte, secondo me. Però, insomma, dipende da lui e dipende da che cosa vuole fare il Napoli con la politica del Napoli degli ingaggi. Perché ovviamente se lui trova una squadra che può offrirgli un ingaggio superiore, per esempio la Lazio, che non è forte quanto il Napoli, però ha delle ambizioni in qualche modo assimilabili al Napoli, potrebbe anche decidere di cambiare area. Dipende da quello che vuole fare il Napoli con la politica col tetto degli ingaggi. Chiaramente Zielinski è un giocatore importante per il Napoli, non c'è dubbio. Lozano è uno che secondo me è a fine esperienza con Napoli. È stato tutto sommato un calciatore che non ha reso quanto ci si poteva aspettare. L'ultima domanda, Massimiliano, e poi ti liberiamo. Quadrado all'Inter, Lukaku alla Juve, tifosi di entrambe le parti inferociti. Le bandiere non esistono più da tempo, questo l'abbiamo anche ribadito più volte, ma c'è un limite a tutto per i tifosi, oppure per te è un normale percorso questo dei calciatori oggi? Guarda, per me è un normale percorso. Il problema è che i tifosi vengono somministrate puntualmente delle dosi di sonnifero, e quindi si dicono ai tifosi queste chiacchiere: ha baciato la maglia, lui vuole solo l'Inter. I calciatori sono dei lavoratori che lo fanno per soldi, perché la loro carriera, è vero che guadagnano anche tantissimo, per carità, però è anche molto breve. Insomma, sono guidati dai soldi. Secondo me, se fosse chiaro questo, secondo me non verrebbe meno il divertimento. Ma per quale motivo uno deve pensare che Lukaku adora l'Inter, una squadra che fino a 3 anni fa lui non sapeva manco probabilmente, non dico che non esistesse, però insomma giocava in altre parti, ha giocato 2 stagioni all'Inter, dopodiché se la Juve gli offre di più va alla Juventus. Per me è del tutto normale. Solo che sempre il giornalismo italiano, come ha fatto con Tonali, come a suo tempo fece con Higuain, ricama su cose che non esistono. Io ringrazio Massimiliano Gallo, direttore del Napolista, per essere stato nostro ospite. Grazie Massimiliano. Ciao Taisia, grazie a voi e buon proseguimento. Ritorno a Di Maro dal nostro Giulio Intemerato. Giulio, sei sempre in piazza o in compagnia di qualche tifoso? Sì Taisia, sì, sono ovviamente sempre qui in piazza e mi ha raggiunto un tifoso con cui stavo scambiando delle chiacchiere molto interessanti. In prima battuta, perché praticamente è un almanacco perpetuo, in quanto non è nuovo da queste parti. No, io vengo da 10 anni, perché mi faccio tutti i raduni, perché sono un grande appassionato del Napoli, lo seguo dal 1965, che avevo 14 anni, adesso ne ho 72, quindi 58 anni di Napoli, e quindi è logico che ho la storia azzurra. Pertanto, poi dopo, la mia passione mi porta a non seguire solo il Napoli, ma io seguo tutti i campionati europei, seguo l'Eredivisie olandese, la Premier League inglese, la Bundesliga tedesca, Ligue 1 francese e anche la Liga spagnola. Quindi diciamo che come almanacca ho quasi 1000 giocatori che conosco. Quindi anche quando l'anno scorso è arrivato sto Kim del campionato turco, Kvaratskhelia,
avevo già visto le loro qualità. Certo, non ero sicuro che fossero dei top di questo livello, ma sicuramente che degli ottimi giocatori. Signor Gaetano, giustamente ha fatto proprio il riferimento l'anno scorso, quando qui effettivamente non si poteva girare, quando non si poteva passeggiare. Bravo. Io l'anno scorso, mia moglie purtroppo, ma aveva timore che io litigavo con qualcuno, perché ma un po' troppo ardentemente. Passionale. Perché è proprio passionale, perché io difendevo il progetto societario. Infatti dicevo lei prima fuori onda che i totem andavano cambiati, perché se si vuole migliorare nella vita bisogna dare spazio ai giovani, ogni tanto i cicli terminano. Purtroppo io mo sono in pensione, al posto mio è arrivato un altro nel mio posto di lavoro che sicuramente in questo momento darà forse più di me, forse con meno esperienza, ma sicuramente con grande determinazione e passione. Indubbiamente, quindi quest'anno l'atmosfera, al di là della frescura e della pioggia che ci ha accompagnato in questa bella giornata, l'amore e la passione dei tifosi è veramente eccezionale. Noi stiamo vivendo anche ancora il surplus di felicità che ci ha portato sullo scudetto. Io ho avuto la fortuna, veramente forse di pochi, ma credo anche di diversi, ho visto 3 scudetti. Ho visto i primi 2 con Maradona e questo forse è stato, le devo dire la verità, forse il più bello, perché era una condizione in cui noi non sapevamo, diciamo, che potevamo vincere in questo modo. Ero sicuro che la squadra fosse competitiva dopo la campagna acquisti, ma non che era a questo livello e che molti giocatori si esprimevano in queste individualità tecniche. Gli altri scudetti ne avevamo a Maradona, e chi tiene a Maradona per forza partirà 1-0, non ci sta niente da fare. Un'ultima domanda, signor Gaetano. Allora, ovviamente quest'anno Kim è andato via, quindi è sicuramente il ruolo che va attenzionato, sì, e va sostituito. Allora, su questo posso dire la mia. Adesso non si tratta di fermarsi su un nome, ma si tratta di trovare un elemento, un centrale che possa dare la possibilità di fare un determinato schema difensivo, perché Kim garantiva l'uomo contro uomo, la possibilità che Napoli giocava un po' nella metà campo avversaria, perché grazie alla sua velocità recuperava anche quando si trovava campo indietro, quando si ripartiva, certo, nelle ripartenze gli avversari. Adesso bisogna vedere, nel panorama europeo non è che ce ne sono, chiaro, diciamo, però ci potrebbe essere un altro giocatore di altre caratteristiche. Per esempio si parlava di Kilman ha una qualità che forse altri non hanno, che è il lancio da 40 metri facendo ripartire con le verticalizzazioni. Se noi guardiamo un po' il Napoli di Maradona, ecco perché faccio sempre riferimento a quei scudetti, noi avevamo Sandro Renica, il quale lanciava di 40 metri alle possibilità degli attaccanti. Noi speriamo che indovinino nel senso, ma io l'uomo ho giusto. L'uomo giusto nel senso che Garcia sappia inserirlo nella fase difensiva, perché la fase difensiva, l'ha detto bene il presidente, non viene fatta solo dai giocatori o dalle qualità individuali, ma viene fatta solitamente anche dal gruppo di centrocampo. Ecco perché io, non per esempio, pure prima le parlavo, non toccherei Zelischi, perché quel trio non ce l'ha nessuno in Italia. Poi è chiaro che ci stanno i problemi di ingaggio, quelli sono problemi societari che certamente un tifoso non può metterci bocca, però diciamo ci penserei bene, ma infatti Garcia è un tecnico molto intelligente. Allora volevo dire una cosa che prima l'avevo detto fuori onda, io sono napoletano però abito a Roma da oltre 40 anni, quindi il Garcia tecnico l'ho visto, perché un napoletano che sta a Roma non può esimersi di avere pure partito dalla Lazio da Roma. Chiaro. E quindi quella famosa Roma in cui Garcia fece 10 risultati consecutivi, aveva Salah, aveva De Rossi, aveva Totti, ma soprattutto aveva dietro Castan, aveva l'altro difensore che poi andò alla Juventus. Quindi in un certo senso, in effetti, qualche similitudine come squadra ci sta rispetto a quello, certo. Ed è quello che mi hanno detto tutti i romanisti, e questo lo dico a tutti i tifosi del Napoli che hanno ancora qualche remore su Garcia. Tutti i romanisti ancora rimpiangono a Garcia,
Mi hanno detto che è un uomo che fa spogliatoio, è quello che deve fare il Napoli. E infatti, se voi vedete le dichiarazioni, lui parla soprattutto sullo spogliatoio. Perché il Napoli ha vinto l'anno scorso, sì, per carica, diciamo, di una individualità tecnica superiore alle altre squadre, il gioco organizzato di Spalletti, ma soprattutto perché aveva uno spogliatoio unito. E non faccio polemico con quelle precedenti annate, chiaro, in cui abbiamo chiaro. Qualcuno che sappiamo che se n'è andato in Canada. Vabbè, ho chiuso, ho parlato troppo. Grazie Gaetano, gentile. Mi sono stato prolisso. Assolutamente, no, simpatico, anche interessante le argomentazioni. Giulio, il nostro tifoso, è un'enciclopedia vivente, ringrazialo per noi. Forza Napoli sempre. Sì, infatti Teisi, te l'ho annunciato, era un almanacco proprio perpetuo, perché appunto fuori onda avevamo parlato di un po' di vicende storiche, calcistiche, e ho detto vabbè, allora mettiamoci qua e parliamole, quindi vediamo di pescare ancora qualche altro tifoso e portarlo qui al microfono. Assolutamente sì, Giulio, infatti ti chiedo di rimanere collegato con noi andiamo qualche istante in pubblicità e poi ritorniamo qui ovviamente in diretta fino alle 22.30 con collegamenti da Di Maro, altri ospiti collegati con noi e ovviamente tutti gli aggiornamenti su calciomercato e non solo. Restate con noi. Centro commerciale Quarto Nuovo, perché lo shopping è una cosa seria. Scegli la Dante Alighieri e le opportunità che offre in ambito didattico in sbocchi professionali. Con l'Istituto Alberghiero Nautico Meccanico, Elettronica, Elettrotecnica, Geometra, Ragioneria, Scuola di Informatica e anche Turistico. Poi ancora offriamo corsi di formazione OS, OSA, SAB, certificazione EIPAS, corsi patente europea e corsi 24 CFU. La Dante Alighieri inoltre è anche università, con lauree triennali, magistrali, specialistiche e a corso unico, con tutor, lezioni ed esami in sede. Per maggiori informazioni visita il nostro sito istitutidantealighieri.it. Vuoi ristrutturare la tua casa? Allora ci pensa Edilcommercio. Siamo un'azienda leader nel settore edile, progettisti e professionisti seri per realizzare i tuoi sogni. Da noi una vasta gamma di prodotti delle migliori aziende. Pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, riscaldamenti, rubinetterie, porte. Perché Edilcommercio, un'azienda in continuo rinnovamento, capace di stupirvi anche nel prezzo. Vieni a scoprire tutte le nostre occasioni e promozioni a Giugliano, nei pressi del centro commerciale Auchan. Per info 081 81 86 619, www.edilcommercionapoli.com. Edilcommercio, diamo vita alle tue idee. Eurogomme, specialisti del mestiere, vendita assistenza autorizzata, automoto e trasporto leggero, rivenditore dei maggiori marchi di pneumatici, non facciamo mancare nulla al cliente, con cerchillega di assoluta qualità. La nostra azienda è inoltre convenzionata con società di leasing per consentirti il massimo comfort. Ci trovate in via Servio Tullio numero 50-52 a Napoli. Sinonimo di qualità e professionalità, oltre 20.000 metri quadri di esposizione per venire incontro a qualsiasi tipo di esigenza. Fornitura in legno e senza limiti, vasta scelta che comprende anche il mogano e lo zebrato. Affidati alla qualità e punta sul gruppo Parziale. Vendita all'ingrosso e al dettaglio di semi lavorati, ferramenta, bricolage ed elettrodomestici. Ci trovi in via Giovanni Pascoli, Casoria, via Campana 231 Pozzuoli, via Colonnello Gabriele Pepe 4, via Stradera Poggio Reale 70-71 o sul nostro sito internet www.pagruppo.parziale.it.
Eccoci tornati in diretta con Campioni in Ritiro. Vi ricordo da lunedì al venerdì dalle 21 alle 22:30 in diretta da Di Maro, ma ovviamente seguiremo insieme anche il ritiro che si terrà dal 29 luglio al 12 agosto in Abruzzo a Castel di Sangro. Io tornerei subito a Di Maro, dove c'è per noi il nostro inviato Giulio Intemerato in piazza, nella piazza principale, sta raccogliendo le testimonianze dei tifosi che in tanti oggi hanno chiesto autografi ai loro big e ai loro beniamini. Ricordiamo che oggi è arrivato tra gli altri anche Victor Osimhen. Ci senti, Giulio? Sì, eccoci qua, Taisia, benissimo. Allora, dicevamo, sì, esattamente, oggi ovviamente c'è stata una calca non indifferente, nonostante la pioggia e il maltempo che imperversava, o meglio, minacciava i tanti tifosi che erano qui a Di Maro, anche perché le attività proprio di afflusso dei calciatori per incontrare la folla e i propri beniamini, insomma, si è un po' prolungata nei tempi. Ad ogni modo, però, ci sono presentati davanti ai tifosi che imperterriti sono rimasti lì nonostante, insomma, qualche goccia d'acqua che scendeva, sono arrivati appunto Elmas, Raspadori e Capitan Di Lorenzo, insomma, quindi per gli irriducibili hanno avuto il meritato premio, riuscendo a portare a casa chi è riuscito, insomma, appunto avere gli autografi di questi tre calciatori e ovviamente del nostro capitano. Quindi, insomma, non manca la passione, non manca sicuramente la voglia di stare vicino alla squadra e con i tanti appuntamenti che si rincorrono durante la giornata, l'allenamento mattutino, quello pomeridiano, insomma, tutti i vari momenti di vicinanza, soprattutto anche le possibilità di avere, di avvicinare, di avere contatto diretto con i calciatori e conquistare, insomma, l'agognato premio che può essere anche un autografo da conservare gelosamente. Oh, Giulio, nemmeno le temperature roventi che sono, ahimè, arrivate anche a Di Maro. Poi, come dicevi tu, oggi c'è stato un pomeriggio anche di pioggia. Tornando però al calciomercato, volevo chiederti, arrivano conferme anche per la trattativa di Lo Celso del Tottenham? Ieri Garcia aveva parlato, ecco, di un'esigenza concreta di muscoli a centrocampo per la partenza di Dembélé. Assolutamente sì, esatto, proprio nel corso della chiacchierata che c'è stata ieri sera nella piazza del Napoli Summer Village, proprio questo è stato uno degli argomenti trattati da mister Garcia, nella misura appunto che Dembélé va sostituito, è un giocatore che dava fisicità al centrocampo azzurro, non era di certo nella cerchia dei titolari, insomma era un subentrante. Chiaro è che al di là del sostituto in sé per sé di Dembélé, va cercato un valido sostituto Lobotka che possa far respirare il giocatore, il motorino del centrocampo azzurro, in maniera tale, insomma, che possa ugualmente rendere tanto quanto e portare ovviamente ottimi risultati per il centrocampo azzurro. Quindi l'esigenza del centrocampista vi è concreta, per cui Lo Celso appunto è un nome che già rincorreva l'estate scorsa, si ripresenta quest'anno con una bella notevole differenza, al di là della possibilità economica che Napoli ha intenzione di mettere sul piatto, perché in buona sostanza il Napoli ha proposto 15 milioni, il Tottenham ne vuole 25, ma soprattutto di base c'è il gradimento del calciatore, quando l'anno scorso questo gradimento non era mai stato manifestato. Ovviamente cambiano i tempi, cambia anche le angolature, perché è chiaro che l'anno scorso il Napoli era una squadra, un cantiere aperto in buona sostanza, quindi andava ancora rimpinguito e formato nella sua struttura. Quest'anno invece il Napoli è una squadra titolata, una squadra campione d'Italia, è chiaro che la pilla anche a livello europeo è decisamente diverso, un peso specifico più importante, e ovvio che anche l'argentino Lo Celso possa strizzare e essere accondiscendente, insomma, a vestire la casacca azzurra. La prima puntata abbiamo avuto ospite Luciano Tarallo, che tu conosci bene, preparatore dei portieri, ecco, e abbiamo parlato dell'importanza delle giovani leve. Ambrosino dovrebbe andare in prestito, almeno così in B, tra Gaetano e Zerbin. Ecco, volevo un tuo giudizio, tu che stai vivendo in questi giorni il principale, insomma, ritiro a Di Maro in Val di Sole, chi pensi possa giocarsi la permanenza con Garcia?
Guarda Taisia, in buona sostanza ti dico che entrambi sono comunque attenzionati dal mister, perché comunque lui ha grande attenzione e grande sensibilità per i giovani, perché appunto sono coloro che devono dare anche il futuro alla squadra stessa. E nello specifico Zerbin e Gaetano sono due ottimi valori tecnici che il mister si è riservato di valutare e dare ulteriori indicazioni o possibilmente anche il via libera per eventuali cessioni ancor più là. Quindi siamo ancora in una fase embrionale, non è ancora chiaro ovviamente chi possa o debba rimanere, per cui in questa fase storica, in questo momento della preparazione, sicuramente Zerbin e Gaetano hanno gli occhi puntati addosso di mister Garcia, perché per conquistarsi la riconferma nell'equipe azzurra e quindi giocarsi poi le proprie carte nel prossimo campionato. Giulio, resta collegato con noi, noi ascoltiamo ancora insieme le testimonianze da te raccolte questa mattina tra i tifosi e poi ritorniamo in diretta. Dicevamo chi sceglie le vacanze a mare, chi sceglie invece le vacanze in montagna, ma soprattutto chi sceglie di seguire il Napoli. Esattamente, come si fa a non seguire il Napoli? Ma quale mare, quale la montagna va bene, ma solo perché c'è il Napoli. Un Napoli quest'anno scudettato, un Napoli che comunque fa ancora sognare i tifosi, soprattutto anche in chiave mercato, in attesa di capire quale sarà il futuro di alcuni giocatori. Sì, esatto, quello che dico sempre anche a mio figlio, noi siamo già forti così, per noi il mercato è non vendere nessuno, è sostituire Kim, per il resto siamo a posto così. Diceva più tifosi voi, siete più tifosi perché ovviamente più giovani, e soprattutto qual è il vostro idolo? Ma idolo, beh, Maradona, troppo forte, e qui niente, siamo qua aspettando i calciatori. Oggi invece, al di là che Maradona ovviamente è su un altare diverso, insomma, chi è invece in questo momento il giocatore più rappresentativo per te nel Napoli? E nel Napoli, vabbè, credo Di Lorenzo. E dicevamo quindi qua, quanti autografi abbiamo? Allora, io sulle autografi della maglietta di Marirui ho 5 giocatori, ho Lozano, Ambrosino, Zerbin, Olivera e Simeone, e poi ho la cartolina di Gaetano. Io temo che senza acquisti, senza rinforzi soprattutto a centrocampo, non credo che l'anno prossimo ce la giocheremo per lo scudetto. Se la rosa dovesse rimanere così, temo che dovremmo lottare solo per un posto in Champions e non per qualcosa di più. E ritorniamo dal nostro Giulio Intemerato. Tra le testimonianze, Giulio, che hai ascoltato, un tifoso, se non erro l'ultimo, ha anche parlato del Ciolito, altro giocatore acclamato a Di Maro. Sì, assolutamente, insomma, veramente ce n'è stato per tutti, quindi ho il clamore e l'entusiasmo di tutti i tifosi. Ovviamente poi ognuno ha il suo preferito, ognuno si affeziona, diciamo così, a un calciatore in particolare, però sicuramente tutti hanno avuto la giusta dose di calore, giusta dose di affetto da parte dei tifosi, che non smette veramente in ogni istante dell'allenamento di incoraggiare il gruppo, ora quel giocatore, ora l'altro, insomma veramente sono tanti i tifosi, ma soprattutto appunto tanti cori che si sentono poi durante la fase di allenamento, le incitazioni, quindi veramente c'è un trasporto nell'assistere agli allenamenti veramente notevole, e credo che questa passione, questo calore, ecco, nonostante le temperature veramente piacevoli, questo calore giunga sulla pelle dei calciatori che sono praticamente a pochi metri di distanza, e ad ogni modo questo entusiasmo è contagioso, contagia tutta la folla, ma contagia ovviamente anche il gruppo squadra, che vede la gioia veramente, questa euforia che dilagante in tutti i tifosi, chi riesce a entrare magari nella tribuna centrale, chi magari è costretto ad accomodarsi nelle postazioni mobili, nelle curve mobili create ad hoc, e magari qualcuno invece da fuori continua a cantare, quindi veramente ce n'è per tutti i gusti. Volevo chiederti, poc'anzi parlavamo con Massimiliano Gallo, direttore del Napolista, della figura di De Laurenti. Se lo abbiamo affrontato già ieri sera, però ecco, tu che vivi ormai da giorni già un po' l'atmosfera di Di Maro, vediamo un presidente poco contestato, a parte qualche polemica sul possibile sostituto di Kim, e sempre più protagonista, sempre più mattatore, una figura principale. L'anno scorso la situazione era ben diversa, c'era un'altra figura importante da primatista che era quella di Giuntoli, adesso è lui insomma un po' ad avere totalmente una luce su di sé. Assolutamente.
Assolutamente, tra l'altro colgo anche l'occasione per ricordare che proprio in questo pomeriggio giunto è stato presentato presso la sua nuova squadra e proprio in questa occasione ha menzionato e ha ringraziato il Napoli, De Laurentiis, i tifosi, insomma un po' a scoppio ritardato sono arrivati, diciamo così, i saluti, i complimenti e i ringraziamenti da parte del direttore Giuntoli a tutta la platea azzurra, insomma meglio tardi che mai, questo ci teniamo anche a dirlo perché appunto un suo exploit di qualche giorno fa ha sicuramente lasciato l'amaro in bocca a tanti. Al netto di questo episodio, insomma, sicuramente il presidente della Ventis è una prima donna che piace stare insomma al centro dell'attenzione, ma in particolar modo curare quelli che sono gli interessi della squadra. E voglio anche aprire un'altra piccola parentesi, Taisia. Io oggi ho avuto modo di incontrare proprio la figlia del presidente, Valentina, che praticamente è onnipresente. Cioè, se voi vi recate, ecco, chi può si reca allo store lì allo stadio Carciato, troverà la dottoressa Valentina della lì a disposizione a salutare, a fare autografi, fare foto, veramente una persona cordialissima, squisitissima, una figura femminile davvero. Dio, perdonami molto... se ti interrompo, c'è quindi un'apertura secondo te rispetto al passato anche proprio dell'asset societario, possiamo dire così? Sappiamo che Valentina non sostituisce il ruolo che aveva in precedenza a Formisano, però noti un'apertura che fino insomma un anno fa non c'è stata? Assolutamente sì, la figura di Valentina fino all'anno scorso era praticamente un fantasma, cioè era solo un nome posto all'interno di un organigramma, ma fondamentalmente una presenza fisica totalmente mai vista. Oggi invece è onnipresente, praticamente noi la vediamo tutti i giorni, ripeto, allo store, lì a disposizione per salutare, per vendere, insomma veramente da buona commessa, è lì a disposizione per tutti i tifosi. E proprio quest'oggi appunto mentre eravamo lì a fare un giro tra i vari gadget e maglie del Napoli, a un certo punto alla presenza di Valentina è partito un coro dai vari tifosi che erano lì presenti e anche lei ovviamente si è lasciata coinvolgere da questi cori. Quindi ripeto, la figura di Valentina va prendendo sempre più spessore, sta aprendo sempre più spazio all'interno dell'asset societario e credo che sia veramente un valore aggiunto in questo momento in casa Napoli. Ovvio, qui non parliamo di sostituire eventualmente appunto Formisano, come dicevi poc'anzi, ma possibilmente il ruolo di Valentina potrà essere ritagliato proprio ad hoc per le sue attitudini. Ecco Giulio, prima però di tornare a parlare del nuovo Napoli, quali sono secondo te i due momenti principali della stagione che ci ha riportato il tricolore che sono praticamente onnipresenti in questo periodo di ritiro, il primo ritiro ovviamente a Di Maro, perché poi ricordiamo che ci sarà quello più lungo a Castel di Sancor. Sì, allora i momenti, perdonami se ho capito bene, mi riferivi ai momenti più importanti della passata stagione? Esatto Giulio. Ok perfetto, no, sicuramente diciamo che io sarà perché sicuramente la partita delle partite per tutti i napoletani, tutti i tifosi napoletani, la vittoria a Torino contro la Juve, insomma allo scadere, insomma in pieno recupero, quella sicuramente ha dato a mio parere la scossa definitiva che questo era l'anno giusto, al di là poi del tempo maturato a livello matematico, aritmetico, però io credo che è stata proprio quello il bivio fondamentale, quella vittoria a Torino maturata veramente in quelle condizioni allo scadere, ha dato proprio quell'energia, quella iniezione di fiducia assoluta che il Napoli avesse veramente i mezzi idonei per portare a casa questo tricolore e soprattutto poi avere maturare questa vittoria proprio in casa della Juve allo Stadium è stato sicuramente ancor più una bellissima emozione. Quindi questo sicuramente è stato un momento topico, un momento catartico per le sorti della stagione del Napoli, colmato ovviamente con il terzo scudetto. E in buona sostanza credo anche che tutti i favori dell'inizio, che non erano ovviamente di appannaggio per la squadra azzurra, soprattutto perché un tirar di piedi, così se vogliamo usare proprio questo termine, a discapito di Spalletti, perché sistematicamente veniva detto che le squadre di Spalletti ricadono, le squadre di Spalletti hanno un calo, insomma, e soprattutto tutti auspicavano in un certo modo un calo fisico del Napoli, o soprattutto
che il mondiale precedente, insomma il mondiale in Qatar, avesse inciso in maniera negativa proprio sul percorso vincente del Napoli, di fatto si è trasformato in un boomerang per altre squadre, mentre invece una spinta, un'energia in più per il Napoli, che ha portato ovviamente poi al successo finale. Resta collegato con noi, torneremo da te tra poco, ma restiamo a Di Maro e ci colleghiamo con Pino Taormina, giornalista del Mattino. Buonasera Pino, grazie per aver accettato il nostro invito. Ma grazie, scusate il collegamento un po' così. Ti vediamo e ti sentiamo bene, non ti muovere, perfetto. Ecco Pino. Grazie. Di Maro, c'è un grande entusiasmo, ne parlavamo poc'anzi, quanta differenza con il ritiro di un anno fa? Beh, con il ritiro dell'anno scorso, con il ritiro di 2 anni fa, ci sono tutte le premesse profondamente differenti. 2 anni fa erano ancora tutti qui a chiedere a chiunque passasse che cosa era successo in Verona-Napoli. Napoli-Verona è l'ultima di campionato. Lo scorso anno erano ancora tutti quanti qui a chiedersi quando arrivava Mertens oppure se Koulibaly andava via. E adesso con Garcia, che è vero, ha preso il posto di Spalletti, quindi c'è un po' di amarezza sotto questo aspetto, ma c'è un'atmosfera differente, per un aspetto vinto, per un ottimismo che è alla base di quella che sarà la prossima stagione, al di là della partenza di Kim. È una situazione profondamente differente sotto il profilo dell'umore, lo si capisce da tutto, da come si muove De Laurentiis, da come si muovono i protagonisti attesi alla prossima stagione e dalla grande atmosfera che sicuramente viene raccontata tutti i giorni dai tuoi collaboratori, che c'è non soltanto sugli spalti, ma vicino allo stadio, nella piazza di Di Maro, in giro e ovunque si parla di Napoli. C'è un ottimismo forse eccessivo, così come lo scorso anno era un pessimismo eccessivo. Tu hai scritto che Bernardeschi si offre al Napoli per tornare in Italia, intanto si parla anche di Orsolini. Chi dei due secondo te può essere utile, più utile per Garcia? Allora, anzitutto bisogna capire che cosa farà Lozano, perché è chiaro che questo Napoli non si muove mai in anticipo. Prima vende e poi si muove sul mercato per capire poi chi sostituire nel tassello che va via. Non credo che partendo Giuntoli sia cambiato questo modo di operare sul mercato. Quindi prima va sistemato Lozano, e non è una cosa così semplice, perché o va negli Stati Uniti, oppure in Italia è difficile che trovi sistemazione, altrettanto in Europa, che non è che chissà che campionato abbia fatto, guadagna tanto. Quindi è vero, c'è Bernardeschi, giocatore che da tempo De Laurentiis ha nel mirino, nel senso che anche l'anno scorso era interessato a lui, potrebbe lasciare Toronto perché ormai la sua esperienza potrebbe essere considerata conclusa. Chiaro che non sarebbe facile trovare un'intesa per l'ingaggio, però è uno di quei giocatori che, se Lozano andasse via, potrebbe prendere sicuramente il suo posto. Di Lozano lui è stato spietato nei confronti di Lozano, della Rentis. È uscito allo scoperto e ha detto che rischia di finire fuori rosa. Se l'ha detto vuol dire che è molto probabile che se non dovesse accettare le condizioni, ovvero va via o rinnova spalmando l'ultimo anno di contratto, perché lui è uno di quei giocatori che guadagna tanto, guadagna quasi 4 milioni di euro, più di 4 milioni di euro netti, sono quasi 6,5 lordi, perché lui ha usufruito del decreto crescita venendo dal PSV Eindhoven, e dunque è probabile che si vada incontro ad una situazione imbarazzante con Lozano se non dovesse essere ceduto. Pino, poc'anzi citavi Meluso, si è presentato con un profilo, possiamo dire, molto pragmatico di chi ha fatto la gavetta, e Garcia sembra concentrato a conoscere anche il gruppo che arriva man mano. Oggi è stato il giorno dei grandi big lì in Val di Sole. Per te sono gli uomini giusti dopo Giuntoli e Spalletti? Beh, far dimenticare Spalletti non è semplice, al di là degli aspetti caratteriali che talvolta erano incomprensibili, è evidente che sotto il profilo pragmatico e del gioco e delle tattiche e del grado di entusiasmo che è stato capace di regalare ai tifosi del Napoli, ma agli stessi giocatori del Napoli, è evidente che si tratta di un'eredità molto pesante. E lo stesso bisogna dire di Giuntoli, perché Giuntoli, che oggi è stato presentato dalla Juventus, lo dicevi prima, era un uomo che, al di là dell'aspetto sportivo, della ricerca del calciatore,
era poi un uomo molto di campo, nel senso molto vicino alla squadra, nelle sue questioni interne, nell'affrontare anche le problematiche quotidiane. Si trattava dunque di un uomo che sì, era sotto il profilo operativo molto vicino alla proprietà, ma al tempo stesso un uomo di campo molto vicino alla squadra, e lo dimostrava con una cosa molto pratica. Al di là di molti dirigenti preferiscono guardare le partite in tribuna, e lui invece, anche per mandare un segnale alla squadra, la partita la vedeva sempre in panchina come un normale dirigente accompagnatore, perché anche Giuntoli era una persona molto di campo. Meluso ha quelle cose che piacciono a noi che siamo venuti dalle partite, vedendo le partite di Serie D, di Serie C, ovvero un uomo che conosce il calcio nella sua vera dimensione, con i veri problemi, con i giocatori che devono lavorare la mattina e il pomeriggio si allenano, e questa cosa qui può essere molto utile per un mondo che è profondamente differente a quello in cui ha lavorato Meluso. Ma si è presentato bene, ha parlato bene, e mi sembra davvero l'uomo che possa dare una grande mano ad un progetto che, ricordiamolo sempre, vede De Laurentiis in capo a tutto, perché sì, il direttore sportivo, sì, gli assistenti, sì, l'amministratore delegato, ma c'è un uomo che fa tutto e vuole decidere su tutto, che è Aurelio De Laurentiis. Hai anticipato la mia ultima domanda, poi ti libero, che so che sei impegnatissimo fino a tarda sera. Il presidente superstar a Di Maro è un'opportunità oppure un rischio di entusiasmo eccessivo? Bah, è come se stesse prendendo un rimborso di tutto quello che ha pagato lo scorso anno. Se fa una media con la normalità anormalità dello scorso anno, ecco che tu fai una media ponderata ed esce fuori il De Laurentiis di sempre. Scorso anno era scomparso dai radar e chi se lo dimentica? Era complicatissimo vederlo anche uscire in auto dal quartier generale di Di Maro. E adesso si prende il suo momento di gloria, ma fa bene, ha ragione, veramente gliene hanno fatte passare di tutti i colori, in maniera spietata, in maniera spesso gratuita, senza comprendere quello che avesse in mente e senza concedergli neppure la possibilità di poter iniziare la stagione. Adesso se la gode al 100%, firma autografi, si ferma con tutti, è ampiamente disponibile e secondo me sta facendo bene, perché questo è il momento in cui quelli come lui, che hanno lavorato duramente per arrivare a questo risultato, è bene che se la godano come sta facendo. Io ringrazio Pino Taormina, giornalista del Mattino, per essere stato nostro ospite. Grazie Pino. Io ringrazio te. Io ringrazio davvero tanto te invece. Ti abbraccio. Grazie Pino. Grazie mille. A te un abbraccio. Ciao. Ciao. Prima di andare in pubblicità vorrei vedere, ecco, e poi tornare ovviamente dal nostro Giulio Intemerato in diretta da Di Maro ad oltranza, vorrei vedere con l'aiuto della regia la nostra seconda grafica, che è dedicata a Victor Osimhen, un tema caldissimo che affronteremo ancora insieme, soprattutto nell'ultima parte poi del nostro appuntamento. Ecco Giulio, prima poi di ritornare da te, ieri sera le parole di Garcia, confronto con i tifosi tra sorrisi e battute nella piazza di Di Maro, dove alla spicciolata hanno anche raggiunto i propri compagni oggi i big, ovvero Anguissa, Simeone, Di Lorenzo, Osimhen, Kvaratskhelia, Lobotka e Zielinski. Cioè, insomma, il calciomercato che tiene banco per capire, lo dicevamo, chi sarà il sostituto di Kim, che ha salutato con un video i tifosi del Napoli, andrà al Bayern Monaco, come avevamo anticipato dall'inizio, ma su quei calciatori anche in bilico, come Zielinski e Lozano, che potrebbe trasferirsi a Los Angeles, come dicevamo poc'anzi con Giulio. Meluso, il nuovo direttore sportivo, è al lavoro da 3 giorni, ma il primo punto decisivo riguarda il rinnovo di Victor Osimhen. Ne parleremo insieme, sarà questo uno dei temi principali dell'ultima mezz'ora che trascorreremo insieme, ovviamente su Campi Flegrei TV. Ci fermiamo per qualche istante di pubblicità e poi ritorniamo in diretta con tanti collegamenti da Di Maro. Chiarofer, azienda specializzata nel recupero e commercio di rottami, ferrosi e metalli. Puoi affidarti a noi per il trattamento dei rifiuti pericolosi, come ad esempio batterie al piombo esauste, il tutto in totale sicurezza e nel rispetto delle norme ambientali. Dal ritiro del legno, carta, cartone, plastica fino all'imballaggio di questi ultimi con macchinari appositi, non dovrai preoccuparti di nulla.
Cosa aspetti? Rispetta l'ambiente, punta alla qualità del servizio, scegli Chiarofer. Chiarofer, azienda specializzata nel recupero e commercio di rottami, ferrosi e metalli. Puoi affidarti a noi per il trattamento dei rifiuti pericolosi come ad esempio batterie al piombo esauste, il tutto in totale sicurezza e nel rispetto delle norme ambientali. Dal ritiro del legno, carta, cartone, plastica fino all'imballaggio di questi ultimi con macchinari appositi, non dovrai preoccuparti di nulla. Cosa aspetti? Rispetta l'ambiente, punta alla qualità del servizio, scegli Chiarofer. Barca, la nostra esperienza, la tua tranquillità. Qualsiasi cosa decidi di fare, falla al meglio. Mettici tutta la passione, ma tieni sempre il controllo. Libera il tuo potenziale. Arriva dove non avresti mai immaginato. Segna la differenza tra un limite e una sfida. Anfra, per andare oltre il solito concetto di sport. Food è il cash and carry più dinamico dell'area Flegrea, specialista in convenienza, qualità, assortimento e servizio. Big Food è a Pozzuoli, in via provinciale Pianura numero 8. Big Food Cash and Carry, il tuo partner di fiducia. Allora, vi avevamo lasciati con uno dei temi più caldi che tratteremo insieme questa sera. Victor Osimhen, con l'aiuto della regia, vediamo insieme la nostra grafica. Il punto cruciale della giornata di oggi, il nigeriano è arrivato con il suo agente a Di Maro in Val di Sole. Osimhen e il rinnovo contrattuale intorno alla conferma del bomber, c'è la costruzione della prossima stagione e degli obiettivi che i campioni d'Italia si possono dare. Ma a differenza dell'anno scorso, il mercato non crea tensioni, almeno per il momento, ma solo entusiasmo per la squadra e società. Ma facciamo il punto sulla situazione relativa appunto a Victor Osimhen nel servizio realizzato per noi da Caterina Laita. Victor
Osimhen raggiunge il Trentino. Difatti questo pomeriggio il bomber arriva a Di Maro e prende parte ai primi allenamenti in vista della prossima stagione. Recatosi in Trentino insieme al suo agente Roberto Calenda, con il quale ha incontrato per più di un'ora il presidente Aurelio De Laurentiis per parlare di quelle che potranno essere le condizioni contrattuali che lo blinderebbero ancora al club Napoli. Infatti nel contratto il nigeriano pare non badi soltanto a un discorso economico, ma anche a quella che sarà la qualità della nuova squadra, i sostituti dei compagni che hanno preso altre strade. E per quanto riguarda invece l'offerta economica, l'offerta di 6,5 milioni di ingaggio più bonus a fronte degli attuali 4,5 milioni percepiti al momento non sembra proprio in linea con la valutazione del giocatore fatta dal patron. A Di Maro grande l'atmosfera che ha accolto il campione, infatti numerosi turisti hanno accolto Osimhen davvero alla grande, e lui stesso questo primo giorno l'ha trascorso non soltanto con la testa rivolta al rinnovo del contratto, ma anche tra test in palestra e tanti ma tanti sorrisi. L'attaccante difatti ha raggiunto il gruppo dei giocatori che sono arrivati dal primo giorno e si è goduto il grande entusiasmo che l'ha accolto. E allora il grande entusiasmo appunto che ha accolto Victor Osimhen. Ci ricolleghiamo subito con Giulio Intemerato in diretta da Di Maro. Giulio, volevo chiederti, ritornando a parlare di Victor Osimhen, lo dicevamo anche nel servizio di Caterina Laita, grande entusiasmo, ha accolto il bomber nigeriano, ma quali sono le testimonianze che hai raccolto tu personalmente? Temono i tifosi l'addio di Victor? Guarda Taisia, no, non ho percepito questo sentimento, questa ansia, questa preoccupazione da parte dei tifosi azzurri qui. Veramente c'è un clima di fiducia in primis nei confronti della società. Ecco, forse in tanti hanno imparato la lezione rispetto a quello che è stato lo scorso anno. Molti hanno capito che di là, dietro a quella scrivania, c'è un bel pool, un bel team di professionisti che sa il fatto suo, quindi i risultati hanno dato ragione alle scelte societarie, quindi anche alle scelte di mercato. E partendo da ciò, ribadisco, non c'è alcuna ansia, alcun timore che Osimhen possa davvero lasciare il ritiro di Di Maro o addirittura lasciare la squadra azzurra da qui alla fine del mercato, della sessione di mercato. Certo, sicuramente è un tema che tiene banco nella misura di capire quali possano essere un po' gli sviluppi di questi confronti che ci saranno tra il procuratore del calciatore nigeriano e il presidente stesso. Quindi una volta seduti al tavolo, ecco, dovranno discutere di un adeguamento contrattuale, nonché la possibilità di allungare di un ulteriore anno rispetto alla scadenza già prevista. Però ti ripeto, non c'è alcuna preoccupazione per la quale, insomma, si possa immaginare un Napoli scudettato ai nastri di partenza della prossima stagione senza Victor Osimhen. Alcuni colleghi parlano di entusiasmo eccessivo, ecco, secondo te tu sei d'accordo oppure sei della linea di quello che diceva poc'anzi Pino Taormina, ovvero è il momento anche di godersi la festa nonostante stia iniziando una nuova stagione? Indubbiamente i fumi, diciamo così, di gioia che sono un po' lo strascico dello scudetto vinto nella passata stagione si sentono ancora, è chiaro, insomma l'euforia resta ancora viva, accesa, ma ad ogni modo non è un'euforia fuori dalle righe, quantomeno fin troppo esuberante, assolutamente è un'euforia razionale nella misura che si è consci di una squadra che ha fatto un capolavoro, si è consci di una squadra che ha fatto ben oltre le proprie aspettative in un certo modo, perché comunque è un gruppo che andava costruendosi nell'estate scorsa con dei personaggi, degli attori in parte anche totalmente sconosciuti ai più, e hanno raggiunto questi straordinari obiettivi. E ad ogni modo si è anche consci del fatto che ripetersi non è facile, per cui c'è una moderata euforia nella misura che sì, il Napoli deve essere costruito per vincere.
vincere sicuramente, appunto, un po' riprendendo le parole proprio di Mister Garcia di ieri sera durante l'evento al Napoli Summer Village. Dice: quando tu, proprio un bambino, diceva: Mister, ma l'anno prossimo cosa facciamo? Insomma, la prossima stagione cosa si fa? Si vince di nuovo lo scudetto? Mister, molto seraficamente, ha detto: scusa, ma tu quando giochi ad un gioco cosa fai? Giochi per perdere o giochi per vincere? È chiaro, insomma, il riferimento che il Napoli verrà costruito nella misura di poter e di dover puntare alla riconferma del titolo, ma ovviamente è ben chiaro che il campionato si gioca in 20 squadre, quindi il Napoli dovrà anche commisurarsi e misurarsi alle altre pretendenti al titolo, per cui ribadisco, euforia sì, ma sicuramente con i piedi per terra. Piedi per terra che di sicuro è il neo allenatore Garcia, lo dicevamo, molto equilibrato, pacato, sembra concentrato a conoscere il gruppo che arriva man mano, lo dicevamo, oggi sono arrivati i big, Osimhen, Kvaratskhelia, il Ciolito, ecco, ma un'altra figura importante è quella di Meluso, ce ne avevamo prima, il nuovo direttore sportivo si è presentato con un profilo molto, molto programmatico, ovvero è uno ex Spezia, è colui che ha fatto la gavetta, secondo te però saranno due figure che affiancheranno poi la centralità di De Laurentiis? Beh, indubbiamente Meluso è il famoso coniglio uscito dal cilindro di casa De Laurentiis, appunto sono quei nomi che sistematicamente appunto si cerca, si prova a fare, ma alla fine non si riesce mai a centrare il nome giusto, quindi De Laurentiis sceglie Meluso, un profilo tutto sommato basso, un profilo che lavora in silenzio, che comunque è una persona che sa fare il proprio lavoro, lo ha fatto in maniera egregia in altre piazze, in quel di Lecce, allo Spezia. Certo, parliamo di piazze dalla pressione mediatica diversa, dagli obiettivi stagionali totalmente diversi, ma ad ogni modo non mancano le competenze sia in ambito europeo, i contatti anche con calciatori e procuratori di un certo spessore in ambito europeo, nonché quello italiano ovviamente. Quindi Meluso, al di là del fatto che non arrivi sotto i grandi riflettori, saprà sicuramente, a nostro avviso, lavorare in maniera intelligente, oculata, e soprattutto puntare a riempire quelle caselle in un certo modo mancanti in questa fase della preparazione. Giulio, resta collegato con noi se riesci per i saluti finali, poi a intercettare qualche tifoso prima poi di darci appuntamento a domani. Noi ci colleghiamo subito con un calciatore che ha vissuto l'era De Laurentiis e questa scalata al ritorno del tricolore. Do il benvenuto a Nicola Mora, ex terzino sinistro del Napoli. Grazie per aver accettato il nostro invito, Nicola. Grazie a voi, buonasera a tutti. Ecco Nicola, tu che hai vissuto tanti ritiri da calciatore e diversi con il Napoli, quanto conta secondo te per determinare una stagione questo periodo, non soltanto sul piano fisico ma anche su quello mentale, psicologico? No, conta tantissimo, io sono ancora il vecchio stampo che crede che il ritiro sia la parte fondamentale di una stagione, lo abbiamo visto due anni fa quando all'arrivo di Spalletti, dove ci stava ampia contestazione, dove c'era il pessimismo più generale per la partenza dei big dello spogliatoio, e beh, Spalletti in quel ritiro ha parlato con i giocatori rimasti, ha inculcato una mentalità vincente, un obiettivo comune di tutti quanti, ed è riuscito sicuramente a instaurare un rapporto che poi ci ha portato a fare alla stagione che tutti abbiamo visto fare. Quindi credo che anche Garcia quest'anno ha preso in mano una situazione non facile, perché quando hai una squadra che straccia il campionato come quella del Napoli, dove ha fatto grandissimi record su tutti gli aspetti, sia sotto l'aspetto dei numeri, dei risultati, ma anche del gioco espresso, Garcia penso che sia entrato nella maniera giusta, in silenzio, guardando benissimo l'ambiente, cercando di capire di cambiare magari il meno possibile, ma dando la propria impronta, e sicuramente questo ritiro farà sicuramente al caso suo. Nicola, Di Maro, c'è grande entusiasmo per il Napoli, campione nonostante purtroppo la partenza di Kim, un anno fa le contestazioni smentite poi da una straordinaria stagione che ha riportato dopo 33 anni il tricolore in città. Sei fiducioso che gli azzurri possano ripetersi?
Sì, ma la storia ce l'ha insegnato, nel senso che Kim è sicuramente un giocatore importante che ha fatto grandissime cose a Napoli, ma lo scouting del Napoli ci ha fatto vedere che ad ogni partenza importante è arrivato altrettanti giocatori che hanno saputo onorare alla grande la maglia azzurra e hanno fatto benissimo, quindi ampia fiducia nel presidente, soprattutto che dà la possibilità al direttore e a tutto lo scouting di lavorare sul mercato, ma ampia fiducia sicuramente in un tecnico come Garcia che conosce già l'ambiente e il calcio italiano, viene da esperienze importanti, sa cosa significa giocare non solo in Italia ma anche in Europa e quindi credo che abbia idee similari a quelle di Spalletti e lo ha già fatto capire nelle prime interviste dove ha detto questa squadra è già forte, bisognerà cambiare il meno possibile, ma qualcosa piano piano cambieremo perché poi anche all'interno di uno stesso concetto di gioco, uno stesso sistema di gioco, poi ognuno lo interpreta alla propria maniera e quindi sicuramente vedremo un Napoli totalmente diverso da quello di Spalletti, ma ci auguriamo altrettanto vincente. Lo dicevi, Garcia si sta inserendo, come vedi il compito sicuramente non semplice di sostituire l'allenatore guru dello scudetto Luciano Spalletti? Ma è un allenatore intelligente, l'abbiamo visto dalle prime interviste, dalle prime parole che ha usato, sa benissimo il rispetto che ci vuole nell'entrare in un gruppo così importante e così vittorioso, sa benissimo che nell'impatto deve essere cauto con calma perché questa squadra ha già dimostrato di avere grandissime qualità e lui dovrà sicuramente aggiungere il suo credo e cercare di aggiungere alla squadra vittoriosa di Spalletti altre cose per essere altrettanto vittorioso. Nicola, a sinistra per te Olivera e Mario Rui sono da confermare, a destra invece come vice di Di Lorenzo, Faraoni, può essere una buona scelta o avresti puntato su Zanoli? Ma l'out sinistro credo che con Oliveira e Mario Rui siamo sicuramente a posto, sull'out di destra dietro il cyborg di Lorenzo io credo che Zanoli abbia dimostrato nell'esperienza di Genoa da parte blu cerchiata di essere un giovane di grandissimo talento, di grandissima prospettiva. Faraone sicuramente è un giocatore un po' più affermato che ha un po' più di esperienza alle spalle, credo che questa sia una valutazione che farà durante il ritiro Rudy Garcia per poi andare a intervenire sul mercato. Certamente tutti quanti ci aspettiamo un intervento in mediana a un vice Lobotka o sicuramente un vice di Lorenzo e partendo dal presupposto che deve assolutamente rimanere Victor Osimhen. Ecco appunto un'ultima domanda e poi ti liberiamo, c'è grande attesa per capire il destino di Victor Osimhen, la sua conferma secondo te è un punto fondamentale per la prossima stagione? Credo proprio di sì, al di là di quello che si sta dicendo, il Napoli ha un parco attaccanti importante, Simeone, Raspadori, Kvaratskhelia, Politano, Lozano, non sono nomi di assoluto ripiego, però un giocatore dalle qualità importanti come Osimhen che sposta gli equilibri e lo abbiamo visto nello scorso campionato, ma l'abbiamo visto anche l'impatto che ha avuto oggi nella riva di Maro. Credo che Napoli si identifichi in questo ragazzo che ha fatto grandissime cose, è stato determinante per questo scudetto e quindi è giusto e ci auguriamo tutti che possa trovare un accordo con il presidente per poter rimanere quantomeno ancora un altro anno a Napoli per portarci e darci grandissime soddisfazioni. Io ringrazio Nicola Mora, ex terzino sinistro del Napoli, per essere stato nostro ospite. Grazie Nicola. Grazie a voi, buona serata e sempre Forza Napoli. Sempre Forza Napoli. Tornando dal nostro Giulio Intemerato, volevo leggervi ecco una notizia che riportata dal sito tuttonapoli.net. Luca Tuzar, ne abbiamo parlato, centrocampista dell'Hertha Berlino, era sul punto di firmare per l'Union Berlino per una cifra di 6-7 milioni di euro, bonus inclusi. Ecco, a riferirlo su Twitter è stato Florian Plettenberg, un giornalista di Sky Day. Il francese, che era già stato allenato da Rudy Garcia, è stato fortemente accostato al Napoli, soprattutto in queste ultime ore, ma quanto dovrebbe continuare la sua carriera in Germania. Quindi sfuma ecco l'ipotesi di usare al Napoli. Ritorniamo dal nostro Giulio Intemerato in diretta da Di Maro, lo vedo in compagnia di tifosi, baby anche tifosi azzurri. A te Giulio. Sì Taisi, eccomi, ho pescato un po' di amici che insomma vivono qui al nord, ovviamente, perché ribadiamo e ricordiamo che Di Maro effettivamente raccoglie tanti amici, tanti tifosi azzurri che vivono al nord, effettivamente è un punto cruciale di incontro per tutti coloro che vogliono vivere la passione azzurra proprio qui nel nord Italia. E in particolare ho qui Giovanni che vive a Pordenone, giusto? Sì, a Pordenone, sì. Giovanni, grande tifoso del Napoli, ma prima esperienza qui a Di Maro. Sì, prima esperienza a Di Maro, sì, bellissimo. È da fare, una bella esperienza. Anzi, da ripetere.
che sensazioni ha avuto anche insomma vivendo questa, questo ambiente, questa, questo momento particolare di Maro, anche perché c'è tanto entusiasmo in giro grazie anche a questo scudetto che ci portiamo sul petto. È vero, è verissimo, ma c'è tanta sincerità, tanta spensieratezza e puoi vedere i calciatori dal vivo, autografi, uno ci sta un attimino insieme, è bello, bello. Non è da tutti, ecco, si viene qua e si sta insieme. Sicuramente rispetto allo scorso anno c'è un clima molto più festoso. C'è molta più gente pure, però si sta bene. Si sta veramente bene. Soprattutto non si soffre il caldo. Non si soffre il caldo, qui non si soffre mai il caldo. Io vengo spesso in queste zone, però a Di Maro è la prima volta per il Napoli. Bene, io qui vedo invece dei giovanissimi tifosi, ecco, proprio dei baby tifosi. Cominciamo dalla prima. Elena. Elena, tifosissima del Napoli? Sì. Qual è il tuo calciatore preferito? Kvaratskhelia. A te piace giocare a calcio o segui solo il calcio? Mi piace solo il Napoli, seguo il calcio, però non so giocare tanto bene, però un pochino mi piace. Bene, passiamo invece alla piccolina del gruppo. Io sono Osimhen. Il tuo nome? Gaia. E il tuo calciatore preferito? È Osimhen. Benissimo, sei riuscita a incontrarlo oggi Osimhen? Vieni qua, non ti allontanare. Sei riuscita ad incontrarlo oggi Osimhen? Sì, dalla palestra che è uscito. Ah, ecco, quindi l'hai visto solo da lontano però. Sì. Domani ci proviamo anche da più vicino. Sì. Dai, benissimo. Invece i maschietti, vediamo qua. Vieni avanti, vieni avanti. Il tuo nome? Armando. Armando, anche tu tifoso del Napoli ovviamente. Certo, molto anche. Il tuo calciatore preferito? Osimhen. Giochi a calcio? No, però vorrei giocare a calcio. Cioè, insomma, non è mai troppo tardi per cominciare. Cosa ne pensi invece di quello che potrà essere la prossima stagione? Riuscirà il Napoli a confermarsi? Speriamo di sì. Giustamente. Vediamo l'ultimo. Vieni qua con la maglietta del Napoli ovviamente. Il tuo nome? Salvatore. Salvatore, anche tu ovviamente tifosissimo del Napoli, no? Certo. Il Napoli è la mia squadra preferita, il mio calciatore preferito è Kvaratskhelia. A te piace anche giocare a calcio o... Giocare a calcio, però quest'anno ho fatto un altro sport. Cosa hai fatto? Che sport hai fatto quest'anno? Rugby. Ah, perfetto, insomma uno sport alternativo. Bene, e io vedo anche qui alcuni amici che... delle bandiere già pronti. Sì, esatto, esatto. Sì, allora, se il nostro operatore Antonio Di Gennaro riesce a girare a favore, vieni qua, Gai, vieni qua, spostati, facciamo vedere lo strisciullo degli amici che vengono vengono da Meta, esatto. Piano di Sorrento. Stendete, stendete. Stendete, stendete, non vi preoccupate, facciamo vedere. Ecco qua, bel Club Napoli Meta presente qui a Di Maro nella persona di Meta di Sorrento della penisola sorrentina, eccolo lì, anche il nostro Sagala che testimonia la nostra bravura di Meta di Sorrento. Questo qui è un club, non offende dagli altri, ci sono 500 iscritti e vale 500 iscritti e siamo dove sta in Napoli, siamo tutte le domeniche e siamo sempre presenti. Lei è il presidente, giusto? Ma sono il presidente onorario, la ringrazio. Ma va benissimo uguale, invece vado da altro amico. Michele, allora posso... Prego, prego. No, allora io vorrei fare un avviso a tutti i tifosi che non dobbiamo avere paura, dobbiamo avere la forza, il coraggio di stare tutti uniti e come parla il nostro presidente, dobbiamo essere tutti uniti e combattere per vincere la guerra, perché sicuramente l'anno prossimo sarà un altro anno radioso che ci sarà tanta soddisfazione. Bene. Giulio, vuoi chiedere perché al nostro amico tifoso chi vorrebbero come sostituto di Kim? E ci ha portato tutto in alto, da portato in alto e ci sarà sempre al nostro fianco e noi dobbiamo essere al loro fianco e dobbiamo essere la tredicesimo uomo in gamba la domenica. Taisia, dicevi, scusami, la domanda mi ripeti che non mi è giunta. Sì, ecco, chi vorrebbero come sostituto di Kim che ormai è al Bayern?
Ok, mi dicono dalla regia, insomma dallo studio, dice, Kim è andato, ok, si è accasato ormai al Bayern di Monaco. Secondo lei chi potrebbe essere l'uomo giusto per sostituire il coreano in questo momento? Io sono stato sempre, non mi sbilancio mai a dire voglio questo, voglio quell'altro. Perché? Perché io ho detto dobbiamo avere solo fede al presidente e al nostro allenatore. Sanno loro quello che devono fare per fare contento a noi. Bravo. Perché è bello dire a me mi piace questo, a me mi piace quell'altro. Però non facciamo chi? Questo per mestiere. Noi non facciamo questo per mestiere, però noi ci accontentiamo quello che ci dà il pane quotidiano. Quello che viene è tutto un guadagno fra di noi. Ascoltiamo anche altri tifosi che sono ovviamente dietro la bandiera. Vieni qua Gianluca. Ciao, buonasera a tutti. E allora, insomma, quindi i tifosi devono fare i tifosi, credere nelle scelte societarie ovviamente e quindi confidare che si possa raggiungere nuovi obiettivi importanti. Assolutamente sì, basta avere fiducia perché dopo quest'anno non si può avere che fiducia al 100%, verranno tempi bui e io invito i nostri tifosi che ci stanno seguendo a stare sempre vicino a Napoli, come abbiamo goduto l'anno scorso, che è stata una cosa all'improvviso, non ce l'aspettavamo. Chiaro. Ora vedo molto ottimismo, siamo campioni d'Italia ed è giusto così, ma ci saranno tempi, mi auguro di no, ma ci saranno tempi poco gradevoli. Insomma, no. Le difficoltà... Ma come tutte le cose nuove poi... Certo, certo, ovviamente difficoltà non mancheranno. Lui, ti sei nascosto all'improvviso, vieni qua, vieni. Allora, posso aggiungere un'altra cosa? Aspetta, facciamo... Allora, no, mi sono dimenticato di dire una cosa, noi siamo di Sorrento, sì. No? Abbiamo avuto il piacere e l'onore di bandierare tutta la penisola sorrentina, da Meta a Massalumbrenza, con i striscioni, con lo slogan, con tutti i risultati e tutti i nomi dei giocatori, però noi della penisola e della Campania, noi napoletani abbiamo dato la dimostrazione come si festeggia, perché loro aspettavano, aiutate, forza Napoli! Aspettavano che noi commettevamo qualche disgrazia e questa non c'è stata, per noi è stata una doppia soddisfazione. E chi non salta è Juventino, campione di civiltà, chi non salta è Juventino. Insomma, Taisia, l'entusiasmo ovviamente è dilagante e sicuramente le parole espresse dal nostro amico Di Meta sono comunque importanti, perché ad ogni modo, nonostante i festeggiamenti, nonostante i bagordi, non si sono registrate situazioni critiche per la città di Napoli. Quindi i napoletani hanno saputo dare lezioni di sportività nella misura dei risultati calcistici, ma anche in quello che è stato poi nella misura dei festeggiamenti. Andiamo avanti, vediamo di ascoltare ancora qualche altro tifoso. Vieni qua, il tuo nome? Carmine. Di dove sei, Carmine? Nola. Insomma, anche tu, prima esperienza di tiro o già ne hai fatti altri? Prima. Bello. Che emozione, insomma, vivere il dopo scudetto? È una grandissima emozione, perché vincere uno scudetto, il terzo scudetto del Napoli, è una grandissima emozione. Ma non è il tuo primo, ne hai già tre sulle spalle, no? Sì, sicuramente tre, sì. E qual è stato quello più emozionante, dai? Questo qua. Questo è quello che ti è piaciuto di più? Tanto. Veramente tanto. E il calciatore invece che ti ha sorpreso maggiormente? Ma il calciatore che mi ha sorpreso non è nessuno in particolare. Io penso tutta la squadra si è comportata bene, anzi benissimo. Hanno dato veramente l'anima e cuore. Benissimo, grazie Carmine. E ovviamente abbiamo l'ultimo tifoso che mantiene lo striscione, quindi il nome? Raffaele di Piano di Sorrento. Raffaele di Piano di Sorrento, insomma anche tu del Club Meta, giusto? Club Meta. Benissimo, sono tre scudetti, qualche coppa sulle spalle, ne abbiamo di titoli qua. Benissimo. Ascolta, no, non preoccupate, quindi quante volte hai fatto il ritiro? Quante volte sei stato a Di Maro? Questa è la prima volta. Quindi la prima volta non ti scorda mai? La prima volta non ti scorda mai. grazie Raffaele. Bene, Taisia, abbiamo ascoltato ovviamente la voce dei tifosi.
Siamo in chiusura, io ti ringrazio, ovviamente ci ritroveremo domani sera, ma tu ormai sei ad oltranza in diretta. Ricordiamo gli appuntamenti domani mattina alle ore 10 con On Air e in entrambe le edizioni del nostro telegiornale alle ore 14 e alle ore 19.45 e poi in diretta con Campioni in ritiro dalle 21 alle 22.30. Io ti ringrazio, Giulio Intemerato, in diretta per noi da Di Maro, grazie. Sì, Taisia, ecco, no, se mi dai giusto qualche secondo, volevo salutare un'altra nostra, una tifosa che si era avvicinata e voleva dire anche qualcosa. Che dobbiamo chiudere. Sì, sì, allora, quante volte è venuta Di Maro innanzitutto? Sempre, ogni anno. Quindi già diverse esperienze qua a Di Maro? Sì, sì, sì. Di dove? Il nome di dove? Moni Alloggio, sono di Sant'Agnello, provincia di Napoli. Sì, insomma, della penisola, insomma, perfetto, benissimo. Quindi, insomma, la penisola regna qui a Di Maro. Grazie ancora a Taisi, ovviamente grazie a tutto lo studio, Antonio Di Gennaro alle riprese, ovviamente l'appuntamento con noi è domani sera, ma da domani mattina siamo di nuovo operativi on air su Campi Felgrei TV. Giulio Intemerato e noi ci ritroviamo appunto domani sera in diretta su Campi Flegrei TV, canale 99 del digitale terrestre, in streaming www.tvcampiflegrei.it e sui social network Facebook, Twitter e Instagram. Ci rivediamo domani sera con Campioni in ritiro. Grazie per essere stati con noi, buona serata.